My best memories in Dinamo Sassari. I think number one would definitely be game 5, 6, and 7. Game 5, injuring my knee at the end of the game. Hey, baby. Amici di Dinamo TV, buonasera. In un momento davvero difficile per tutti noi e non solo, in tutto il mondo, per cercare di frenare il contagio e la pandemia del coronavirus, Dinamo TV ogni giorno cerca di darvi dei contributi, cerca di darvi la possibilità di passare un po' il vostro tempo a casa con i nostri filmati, con le nostre partite, con le nostre interviste. Abbiamo deciso di iniziare un nuovo contest, ovvero da quando la Dinamo in Serie A i 10 giocatori più forti degli ultimi anni nel banco di Sardegna Sassari. Non è stata una scelta ovviamente facile, rimarranno fuori dai 10 giocatori sicuramente importanti, cito Trevor Lesi, Savanovic, Becirovic, Marquis Green, ma abbiamo scelto 10 nomi che veramente possono vincere il Dinamo Legend, ovvero il giocatore più forte della storia recente della Dinamo. L'abbiamo divisa negli ultimi anni per non andare ovviamente a prendere una fascia di storia dove ci sono stati grandissimi giocatori, Banks, Comegis, gli stessi italiani come Milia e come Rotondo, però erano epoche diverse. Manuele ha fatto un po' da trade union in queste epoche. 10 giocatori, ovviamente partiamo da uno dei più forti, sicuramente da uno di quelli che è stato amatissimo dal pubblico di Sassari, che ha vinto davvero tanto, e uno di quelli dell'anno del triplete, ovvero Shane Laval. Laval è un giocatore africano, nigeriano, classe 86, arrivato negli USA a soli 8 anni. Dopo la sua crescita cestistica, appunto, è avvenuta negli Stati Uniti. All'inizio della carriera ha fatto molta fatica, ha avuto delle situazioni difficoltose come in Qatar, poi nella terza lega spagnola dove non veniva pagato, per poi passare in Libia. Addirittura ha dovuto scappare isolato in un hotel a bordo di una nave per arrivare a Malta, perché c'era la guerra in Libia con la caduta del regime di Gheddafi, quindi momenti difficili anche per la famiglia di Shane Laval. Poi l'approdo nella seconda lega spagnola e infine nella Scaligera Verona, che è stato un po' il suo primo trampolino di lancio europeo. Oltre 10 punti di media con 13 rimbalzi a partita nella Verona allenata da Alessandro Ramagli. Shane si è messo in mostra, ha strappato il suo primo contratto importante alla Astana in VTB League, campionato decisamente interessante, come squadre come il CSKA Mosca, come il Khimki, come il Kuban, come il Kazan. Dunque un campionato dove Shane ha potuto mettersi in mostra. Federico Pasquini lo ha seguito assiduamente alle 7 del mattino di una giornata d'estate del 2014 all'MGM di Las Vegas. È riuscito a fargli firmare il contratto con il suo agente, che arrivava di passaggio da Atlanta per poi andare ai Caraibi. Dunque un'operazione lampo del nostro general manager. E Shane è diventato inizialmente, un po' con tanti dubbi, il nuovo centro della Dinamo. Poi nell'anno del triplete è stato veramente
fantastico, primo nelle stoppate, secondo per quanto riguarda la percentuale da due dal campo, quasi il 67%, terzo per valutazione, uno dei migliori giocatori del campionato, tra l'altro con una serie playoff incredibile, a cominciare dalla seconda partita di Trento per poi giocare delle semifinali con Milano e la finale con Reggio Emilia, davvero straordinario nonostante avesse saltato la prima per squalifica. Shane ha avuto un rapporto sicuramente speciale con Edgar Sosa, erano davvero amicissimi fuori dal campo, in campo lo si capiva anche dai tanti alley-oop della coppia, ma soprattutto è stato il fratello maggiore anche in un momento importante per Rakim Sanders, che dopo la difficoltosa serie con Trento è tornato prepotentemente in gioco con Milano per poi diventare addirittura l'MVP della finale con Reggio Emilia. Shane è stato un vero leader carismatico, il giocatore forse che ha avuto più fame, più energia, più atletismo nella storia della Dinamo, aveva quegli occhi davvero che davano quella determinazione dove si vedeva veramente la voglia di arrivare di un giocatore. Ha firmato il contratto della vita, un triennale da 2 milioni e 4 più bonus al Barcellona, però purtroppo la sfortuna si è accanita contro Shane, che si è operato due volte al ginocchio, ha provato più volte a rientrare, è stato davvero assiduo, ha fatto tanti sacrifici nella rieducazione, però non è riuscito appunto nell'intento, ha provato anche a rientrare ad Avellino con una fugace esperienza in Italia, un ritorno in Italia, ma non era lo stesso Shane che basava proprio la maggior parte del suo gioco sull'atletismo, sull'energia e sull'esplosività. Vediamo in chiusura una clip finale di Shane Lavallio. Vi ricordo ovviamente www.dinamobasket.com per tutte le nostre news, il nostro sito online dello store dinamostore.it per fare anche tutte le vostre donazioni agli ospedali sardi, avete appunto per dare il vostro piccolo contributo a tutti quelli che sono in prima linea per cercare di lottare con l'emergenza del coronavirus, soprattutto qui in Sardegna con tutti gli ospedali sardi impegnati, gli infermieri e i medici. Avete ovviamente l'intestazione alla Fondazione Dinamo, la causale per l'emergenza Covid-19, la donazione, poi l'IBA per poter donare anche un vostro piccolo contributo. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata. Noi ci rivediamo presto su Dinamo TV. Arrivederci.
think as far as this virus, we have to stay home. Smile, Daddy. I think with this virus, we have to stay home and just isolate and just be safe. Just be safe and pray for everybody and let's get healthy. Hey. Forza Milano, unici ce la faremo. Ciao a tutti. Anche io e lo staff della farmacia Scaccia stiamo facendo la nostra parte. Mi raccomando, fate la vostra. State a casa, andrà tutto bene. E anche noi restiamo a casa. Ciao amici da Dinamo. Io come voi sono a casa, è un momento duro, è un momento in cui siamo invitati a riflettere, però a collaborare tutti insieme come nelle grandi vittorie della Dinamo. Quindi mi raccomando, io resto a casa, voi state a casa e presto torneremo ad abbracciarci insieme per le nostre vittorie. Prestiti personali Banco di Sardegna. Sogna in grande. Banco di Sardegna, Gruppo Piper.